In poche parole, la risposta è questa. Voi sapete che una classe domina un'altra non soltanto attraverso la violenza, non soltanto attraverso le armi, le carceri o la repressione vera e propria, ma anche attraverso un'arma molto più difficile, complicata e sottile, alle volte diabolica, che si chiama influenza ideologica. Questa influenza ideologica viene attuata in mille modi ed ha infiniti aspetti. Pochi giorni fa ero in Calabria e da Vibo Valentia sono andato in un paese che si chiama Ariola, il quale paese è completamente privo di strade, cioè ci si arriva arrampicandosi per dei boschi, scendendo per delle vallate, attraversando dei fiumiciattoli fangosi, in mezzo ad alcune case perdute in mezzo ai monti, a 800 metri d'altezza. Ho parlato con della gente di lì, della gente che non è andata a scuola, alcune persone non avevano mai visto il cinema. E queste persone, poverine, mi dicevano che stavano aspettando come una specie di manna del cielo, come se fosse un grande regalo da elargirsi per benevolenza di Dio, 20.000 lire per cominciare a costruire un sentiero che li unisca al paese più vicino. Questo qui è un caso di influenza ideologica. Queste persone avevano la coscienza coatta, costretta, resa infantile da un'influenza ideologica che risale non soltanto al governo democristiano, ma al governo fascista, al governo borbonico, via via, fino alle più lontane dominazioni bizantine e arabe. Questo qui è un tipico caso di influenza ideologica dell'Italia sottosviluppata, sottoproletaria. Ma l'influenza ideologica ha degli aspetti estremamente più raffinati. L'altro giorno, alla Garbatella, in un convegno come questo, uno degli spettatori mi ha rivolto una domanda un po' simile a questa. Non era d'accordo con me dal punto di vista politico-ideologico, era un avversario anzi, però la sua domanda è da prendersi in considerazione. Mi ha chiesto, va bene, Rocco e i suoi fratelli è stato censurato in parte, alcuni metri di pellicola sono stati oscurati, mi pare, o si chiedevano dei tagli. Bene, questi oscuramenti, questi tagli, mi diceva questo tale, riguardavano soltanto le parti sessuali. Ciò non toglie che poi gli spettatori vedano l'intero film e quindi anche l'impegno sociale di questo film, una volta tagliate le considerate scabrose della censura. Era una domanda mica tanto irragionevole dal punto di vista di una persona semplice, ma era una domanda tipicamente di persona che, pur se appartenendo al ceto operaio, era influenzata ideologicamente. Influenza ideologicamente non soltanto questa persona, ma anche parte del pubblico che invece aveva le mie stesse idee, aveva la mia stessa ideologia, che assisteva a questo convegno. Le cose stanno presso poco così. È vero, tagliando alcuni pezzi di Rocco e i suoi fratelli, il pubblico che poi andrà a vedere il film vedrà comunque un'opera intera con i suoi problemi sociali, con la sua denuncia sociale, eccetera, eccetera. Però intanto i censori, con appunto astuzia diabolica, degna soltanto di persone che da 2000 anni governano una nazione, e soltanto loro possono avere un'esperienza appunto così diabolica, e i censori, facendo dei taglietti a Rocco e ai suoi fratelli, non sono riusciti, non ce l'hanno fatta, per la protesta violenta da parte nostra, a togliere di mezzo il film. Quindi il film è stato proiettato ugualmente. Ma intanto però hanno preventivato e hanno raggiunto almeno tre scopi. Il primo scopo è quello di intimorire i produttori, perché potete essere sicuri che il produttore che ha prodotto Rocco e i suoi fratelli, prima di rifare un film del genere, ci penserà due volte e molto probabilmente non lo farà. Il secondo scopo che hanno raggiunto è quello di indirizzare male il pubblico, perché il pubblico ormai, a vedere Rocco e i suoi fratelli, si va attratto dalla famosa scena delle mutandine e tende a ignorare o a percepire male tutto il resto. Diabolico, ripeto. Terzo scopo che si ottengono è quello di gettare il discredito sul regista e quindi di rendere molto meno attendibile quello che gli dice. Questa è un'esperienza che purtroppo ho fatto anche di persona. Hanno scatenato una campagna violentissima, di discredito contro di me. E io infatti vedo che l'influenza di questa campagna ha ottenuto i suoi scopi. Non soltanto presso, dico, le masse piccolo borghesi che potevano avere già le stesse opinioni pseudomoralistiche, eccetera, eccetera, cioè la morale dettata dall'abietto buonsenso di cui parlava prima
Antonello Trombadori, ma anche tra masse, diciamo così, progressiste. Cioè l'effetto di questa influenza ideologica è stata raggiunta. Quindi per rispondere, per concludere, ho fatto una specie di parentesi, una specie di variazione, per rispondere alla sua domanda, concludo dicendolo che l'influenza ideologica possiede varie armi. Fino a poco tempo fa, fino a un secolo fa, possedeva le prediche del parroco e bastavano queste. Dopo si è avuta la stampa, dopo la radio e dopo la televisione. Tutte queste armi, prediche del parroco, stampa, radio e televisione, sono, eccettuata la stampa, completamente nelle mani della classe dirigente dello Stato. L'unica arma che non è completamente nelle mani della classe dirigente è il cinematografo, perché il cinematografo lo fa anche Luchino Visconti, lo faccio anch'io, lo fanno cioè delle persone che non sono dalla parte della classe dirigente, della classe dominante italiana di questi anni. Ecco perché la classe dirigente in questo momento ha puntato la sua rabbia, il suo livore contro il cinematografo, lasciando un po' perdere la stampa, dato che da un po' di tempo la stampa è stata soverchiata come potenza di diffusione del cinematografo. Il Capo Montini, in un'irriferibile riunione tenuta in un cinema parrocchiale con Trombi e gli altri, ha chiamato appunto il cinema strumento formidabile. Se ne rendono ben conto che è uno strumento formidabile. Ecco perché essi cercano di soffocarlo o di impadronirsene completamente.